sabato vi aspetto insieme a Tudor al Mondo Vicino Outlet Village di Mondovi e sarà molto molto bello. Ingresso gratuito, vi aspetto lì, c'è il merchandising. Non ci posso credere, ce l'ho fatta davvero? Focus, prendi. Oh, oh sì, oh mio Dio, Kit, riparo occhiali, ti amo da morire. Muori guangi, amici. Ciao amici, devo stare attenta alle inquadrature, perché non so se quando uscirà questo video avrete già visto la camera, quindi sto molto attenta. Sono riuscita a riparare la fotocamera, perché non so se lo sapevate, ma tipo mi si era tipo mi si era smuncata tutta e quindi avrei dovuto ricomprarla. Ma invece un kit ripara occhiali da vista aveva delle vitine, sono riuscita a riparare sia la mia che quella di Sasha. Quindi ora tra l'altro è il momento di andare a Bari, saranno 2 giorni di eventi con i ragazzi. Devo andare a salutare Sasha perché lo abbandono, perché quando torno lui non ci sarà, io tornerò dopo domani, oggi è venerdì, sabato domenica, lui sarà in America per almeno 10 giorni, quindi sarà terribile e non so che cosa fare senza di lui. Che cosa devi fare o dire? Un regalo per te. Vai, vediamo che regalo hai per me. Hai anche il fuoco su di te, sei una caccata, ti ammazzo. No, apri, su. Vediamo che regalo c'è. Mamma mia, assomiglia a Zorro. Questo è il nostro nuovo gatto, viene a casa lui. Vattene via, lascia qua Zorro, subito. Ciao amore, mi mancherai tanto, 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 io ti amo, amo, amo. Perché in camera tu hai detto azzurro? Sei bellissimo, lo sai? Da 1 a 10 quanto ti mancherò? Non ci vedo più niente, sto editando un sacco di video. Amore, ma ti ho chiesto da 1 a 10 quanto ti mancherò? 10 e un quarto. Quindi è più di 10? Quindi è più del massimo che ti posso mancare? Ti prometto, davanti a tutti, che questa è l'ultima volta che non verrò con te. Poi sarò la tua cozza. L'hai promesso? L'ho promesso davanti a tutti. L'ha promesso, eh? Non sarà... L'hai detto? Non ci sarà mai più un viaggio. Non tagliare. Non taglio, non ci sarà mai più un viaggio che farai senza di me. Perché sono la tua cozzina. Ti amo. Adesso spengo la videocamera e do un bacio. L'ho spenta. L'ho spenta, Amore, no, c'è puzza di scoreggio in questa camera. Ti ho scoreggiato veramente. No, no, è proprio il diffusore di aromi che sta di scoreggia. E niente, è iniziata la nostra avventura, quindi taxi, taxi, si va a Malpensa. Il mio compagno di viaggio penso che stia già dormendo e sarà un compagno di viaggio veramente... Ti prendo quelle persone che ti fanno tanta compagnia, che sono sempre a parlare, a raccontarti. Ecco, non sono Giulio. E tra poco quindi aereo. Tra l'altro devo raccontarvi questa. In realtà devo partire da Linate con l'Alitalia, ma hanno cancellato il volo, quindi abbiamo dovuto fare un nuovo biglietto. E al posto di 50 euro quello dopo è costato 800. Ma vabbè, sono dettagli. E ci vediamo tra poco in aereo. Anzi, prima andiamo a mangiare qualcosa, perché io ho fame. Aspetta, sei fatta una certa. Cibo. Ah, cibo, ecco. Quando dici cibo si sveglia quello. Giusto. Allora, siamo arrivati in aeroporto, io e Giulio ci stiamo imbattendo. Io in vorrei una... la mia caramella al limone. In un fantastico discorso, perché siamo andati in farmacia. Non mi mettere le mani nelle tasche che Sasha è geloso. Dobbiamo andare a fare gli imbarchi. Aspetta, perché mi vedono, mi sgridano che sto registrando, quindi vi racconto qua. Siamo imbattuti in un discorso tra il farmaco di marca e il farmaco generico, perché lui lavorava nei farmaci, quindi sai bene, mi dicevi che la molecola è la stessa. Cioè, se voi volete una cosa di marca e vi danno il generico, è la stessa cosa, diciamo lo stesso principio, ma che costa meno. Esatto. E quindi abbiamo scoperto un'altra cosa intelligente. Ora ci imbuttiamo nel gate, quindi al controllo, dove io suonerò come ogni volta, perché ho 3 milioni di bracciali come potete vedere, e quindi verrà la tipa a palparmi, a vedere se non ho armi o cose strane, e dopodiché andremo a mangiare, spero, perché ho tanta fame, e poi si partirà per andare. Dove andiamo, Giulio? A Bari. Ho speso 95 euro di taxi. Fai vedere, Giulio. Guarda che vitamine. Che vitamine, abbiamo preso le vitamine al limone. Aspetta, non abbiamo visto bene. Guarda che tocco. Mamma mia, queste vitamine. Guardate ora che arriva il bambino, quanto è felice con il cibo. Guardate che sta per arrivare. Zoomiamo sulla sua faccia. Guardate la felicità. Cibo. Cibo. Solo una Macedonia. Sì, c'è preso solo la Macedonia, l'acqua e la Coca-Cola. Certo. E questa pizza qua di chi è? Ah, ok. Scusate, fatemi capire, manca un'ora e qualcosa. Cosa fate? Non mangiamo una pizza, sembra giusto. Tra l'altro l'ho fatta tutta fuori focus. Focus. Odio sta videocamera. Torna qui.
No, Giulio, secondo me, torna lì. No, muoviti. Allora, dobbiamo fare il musical. Giulio non vuole fare il musical perché dice che c'è troppa gente che ci potrebbe guardare. Io non vedo. Giulio, vieni qua, smettila. Giulio, vieni qua a fare il musical. In pratica, non so se lo sapete, ma ho riaperto, cioè ho ritrovato la password del mio account di musical. E quindi mi sono rimessa un po' a fare questi musical perché mi divertono. Anche perché, grazie a Giulio, cioè grazie a una story di Giulio, abbiamo appreso che possiamo caricare le nostre canzoni. E quindi è molto divertente fare i musical con le nostre canzoni. E ora vogliamo fare l'ombelico del mondo. Solo che lui si vergogna dalla gente che lo guarda, ma noi lo faremo lo stesso. Dai, fai vedere come all'inizio. Pam pam para pam 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 pam. Allora, il musical è venuto una bomba. Adesso siete pronti? Lo vedrete qui. Ricordatevi che il mio nome è Remagir Basal. Ecco, la saprei che mi è al contrario. Buon ombelico del mondo. Giulio è felice perché per la prima volta ha visto l'aereo della DHL e quindi ha scoperto che i pacchi viaggiano in aereo. Ecco Giulio come fanno ad andare così velocemente a destinazione. Fai vedere anche le turbine della nostra bagnarola. Oh, le turbine della nostra bagnarola. Giulio gli dice che non abbiamo un aereo che sicuramente arriverà a destinazione. Quasi per terra. Ma smettila Giulio, non cadiamo con l'aereo. Ci abbiamo fatto 20 ore per il Giappone. Vabbè, Giulio ha paura, questo sarà il nostro aereo e ha paura che cada. Ditegli che non cadrà. Va bene, nel caso se non arriviamo a Bari, la colpa è di quell'aereo. Comunque se non arriviamo a Bari non vedrete neanche mai questo video. Hai ragione, non ci avevo pensato. Stiamo andando, tipo, abbiamo passato il gate, quindi abbiamo fatto vedere il documento e il biglietto. E ora dobbiamo andare a piedi all'aereo, cosa che non mi è mai successa nella vita. È la prima volta. Cioè sembra una coda di taxi enorme, enorme, guardate. Con tutta la gente che fa la fila e si imbarca. No, è veramente quello il nostro aereo, pensavo sopra. È la bagnarola, raga, moriremo di certo. Ci stiamo avvicinando. È la nostra ora. Questo sarò. Cos'è che vuoi? Che sicure? Sono troppo sicuri. Giulio, questa sarà la ultima nostra ora insieme. Ultimo vlog. L'ultimo vlog. Cosa vuoi dire a tutti i ragazzi che stanno guardando nell'ultimo vlog della morte? Che vi ho voluto. Che li hai? Che cosa? Odio. Ah, tutti che li bene. Odi. Io ragazzi, se muoio, amore, sappi che ti ho amato tanto. Cioè, questo vlog non uscirà mai perché nessuno ritroverà la mia videocamera. Mamma, cancella la cronologia al computer. Cancella la cronologia. Amore, il mio canale è tuo. Fanne quello che vuoi, fanne buon uso. Io spero di arrivare sana e salva. Anche se la bagnarola va. No, non era quella. Guarda come sono basse le turbine. Dice che le turbine sono troppo basse. Giulio, sta perdendo l'acqua. È super certo che moriremo. Super. Fatta, andata. Siamo anche gli ultimi due posti. Moriremo proprio super certo. Ora che ci facciamo caso, volevamo dire che questo viaggio è più costoso di quello del Giappone. Ma dettagli. Giulio, devi chiudere il tavolino. Non siamo ancora partendo. Non ci sarà mai il pranzetto alle 5 del pomeriggio. Dato che arriviamo alle 7. Non vogliamo far mangiare io però. Attaccati, però c'è il bagno di fianco, gli odorini, i passeggeri. No. Speranza, è andato tutto bene. Adesso stiamo per arrivare, quindi ora cerchiamo il mio bodyguard e il mio Alexel che viene a prendere sempre in aeroporto e forse riusciremo ad arrivare all'evento. Ma quanto sei bello con la camicia. Mamma mia, possente, figo anche in camicia. Signora, avete visto quanto è bello quest'uomo? È mio, non rubatelo, signore. Stiamo consumando la nostra cena. Com'è la nostra cena? Al bacio. Dovete dire grazie a lui perché è grazie a lui se il mio tatuaggio è guarito. Grazie amico, grazie. Poi te lo faccio vedere, molto figo. E poi lui, perché Axel, sei il più bello. Ma te l'hanno mai detto che sei il più bello? Sì, sulla carta d'identità ho scritto segni particolari, bellissimo. Il più bello, sì. Buongiorno. Ci siamo appena alzati da un minuto. Ah, non è vero, mi stavo già
sta vestendo. Mi stavo già vestendo, manca solo il trucco. Infatti guardate quanto sono bella senza trucco. Ah, tu non lo sai, ma il tuo potere è più forte che mai. Lasciamelo il deodorante, mi serve, Giulio. Lasciamelo che ma mi serve. No, mi sono dimenticato il deodorante, la spazzola, il dentifricio. Meno male che almeno lo spazzolino me l'hai tenuto tu. Aspettate, faccio una scena sexy di me che mi metto il deodorante. No, me lo sono messo sui capelli. Che schifo, già non ho la spazzola per pettinarmi. Giulio, sei di tua scelle. Perché? Perché è tuo? Ah, bravo. Quindi niente, tra poco andremo in fiera. Non so se porterò la videocamera, forse sì. Aspettate, mi sto grattando il sedere. Ah, è bellissimo grattarsi il sedere. Forse questo non lo devo dire, ma mi piace un sacco. E sono pronta, guardate, ho messo anche le mie scarpe nuove. Se me le rovinate vi uccido, vi calpesto, tiro giù i pantaloni perché sono a vita altissima. E ora vado a truccarmi perché se vengo in fiera così scappate dalla paura. Ciao amori. È sabato mattina. Tra l'altro sono un po' al buio, mi sono un po' preparata. Ora, Giulio, prendi le chiavi. Sono sul tavolo. Ups, aspettate perché non so aprire la porta. Ora sto aprendo. Scendo in hall perché tra poco arriva Axel per venirci a prendere. Il mio fidanzato è in viaggio. Sta facendo Francoforte, Los Angeles in questo momento. Quindi buon viaggio, amore. Cioè, quando probabilmente uscirà questo video, non so se sarai tornato, però quasi. Sappi che ti amo tanto. E questo sei tu che mi scrivi qualcosa perché hai il wifi in aereo. Beh, se contate che oggi è sabato, aiuto. Ora Axel mi ucciderà e tratterà la sagoma del mio cadavere. Giorno di fiera, io sono in un bagno con una luce terribile, aspettate che esco. E volevo farvi vedere che cosa sei. Bellissima, che con un abito da sposa. Ti piace? Molto. Guarda, mi piace un po' di gamma. Anche lo spacco. Hai visto? Quanto sei sexy. Sono pronta per il ballo. Però sembra anche una dea greca. Mettiti in posa da dea greca. Ci vedo all'intimità. Ma fai una posa da dea greca. Non so. Faccio vedere un po' di gamma. Perfetta per chiudere questo video in questo momento. Ah, fermi. Siccome appena apro la porta urlano, ormai ho capito che è un fake. Giulio, fai vedere la mia scarpa. Un pezzettino, eh.
Fagli vedere che eri tu con la scarpa. Che scemotti. È appena finita la fiera, sono tipo stanchissima e volevo far vedere anche oggi solo questa roba qua. E tutto dentro ci sono le cancellerie, diciamo la roba di cancelleria per portarla a Dorothy. Quindi sono molto contenta che abbiate preso a cuore questa cosa. Arriveranno dei video veramente speciali dall'Africa. Che poi ragazzi, siamo in aeroporto e non troviamo niente di buono da mangiare. Abbiamo preso, cos'è che è? Il gran piatto deluxe. E di chi ci ha fatto lo scontrino? Mamma Africa ci ha fatto lo scontrino di questo gran piatto pugliese. Speriamo almeno che sia buono, stiamo rientrando. Sentiamo l'acqua. L'acqua per forza buona, ragazzi, mamma Africa ci ha fatto lo scontrino, quindi è per forza un piatto delizioso. Raga, cioè, dico Giulio, che figo, abbiamo 11A e 11B. Non siamo sull'ala e finalmente si può fare un timelapse. Raga, che timelapse fantastico dell'ala di Alitalia. Vero che non vedevate l'ora di vederlo? Vabbè, questo abbiamo. Raga, il sacchetto del vomito di Alitalia sembra quello del cinema dei popcorn. Quindi ora lo rubo e stasera farò i popcorn e li mangerò nel sacchetto del vomito di Alitalia. Comunque stiamo partendo e con questo timelapse io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo evento.